Su Spettacolo Mania torna Leo Gullotta, ben ritrovato, come grazie, stai? Grazie, ben trovati. Tutto bene? Grazie a Dio, fino adesso ottimamente. Allora, protagonista di questo film che è a dir poco poetico, secondo me, che si chiama Quel posto nel tempo, torniamo a parlare di Alzheimer, ma tutto in un altro modo. Raccontaci, chi è Mario? Ma è molto semplice, Mario è questo direttore d'orchestra famoso nel mondo, lavora, maturo. Ad un certo momento si accorge che qualche cosa è strana nel suo corpo, nel modo di comportarsi. Si cerca dei medici, ovviamente, per avere spiegazioni, e lì lentamente insomma gli fanno capire l'Alzheimer in arrivo. Allora a quel punto lui lascia tutto, torna nel suo luogo di nascita, infatti il film si svolge a Napoli, un po' come riprendersi le radici, la memoria che sa che sta avendo, insomma, di essere un po' lontanuccia. E l'arrivo, la perdita, ma il filo rouge del film è la malattia, ovviamente, dell'Alzheimer, quindi la realtà. Poi è un film di fantasia, di conseguenza ci sta una moglie che per un incidente muore, ci sta una figlia, e quindi c'è anche il rapporto di genitori e figli, che questo è un problema sociale non da poco. Il film tratta tutte queste cose, tratta la solitudine, tratta la memoria mancante nella gente, la paura che ha la gente, ma la perdita della memoria, diciamo, nei malati di Alzheimer nella fattispecie. Noi prima di girare abbiamo consultato, ci siamo incontrati con dei medici proprio per vedere il comportamento, le cose basilari da raccontare, dove l'attore naturalmente deve raccontare e interpretare quel personaggio in quel modo, quindi cerca di dare qualcosa lontano da sé. Il film è coinvolgente perché appunto tratta tanti temi. A proposito di questo, mi scusi se la interrompo, se no perdiamo poi il filo. È un maestro di musica nel film, però si dice anche non che... Sono un maestro di musica, sono un direttore d'orchestra. Direttore d'orchestra, un maestro nel senso... Sì, no, si tratta sempre di musica. Allora, un direttore d'orchestra. Dicevo, parlavamo della memoria, si dice nel film che nulla... La memoria, voglio dire, quella appartiene ovviamente al racconto nella malattia, ma la memoria nel nostro paese, insomma, l'abitudinaccia è quella che manca, insomma. Esatto. Non ci si ricorda quello che si mangia a pranzo, ecco. Invece no, quella bisogna scavarla, mantenerla, ma per noi stessi, per la nostra dignità, la dignità delle persone, la dignità del malato. Ecco, spessissimo ho letto che molte persone si vergognano perché magari hanno un malato di cancro, non usano la parola, non si deve pronunciare, appunto la malattia dell'Alzheimer, non si deve pronunciare. No, amici miei, capisco, ma vi sbagliate, dovete dare amore, non c'è niente da vergognarsi. Ecco, in questo film c'è tanto amore, ma ci sono anche i rimpianti, no? Magari anche un po' un senso di colpa. È un film che a singhiozzo va avanti e indietro, passato, presente, i ricordi, cos'era, com'era, tentando questo Mario, questo direttore d'orchestra, di avere un rapporto anche con la figlia che quando era bambina la vedeva poco per via del suo lavoro in giro per il mondo, ma la figlia tutto questo, diciamo, glielo fa pesare, glielo butta in faccia con rabbia, quel papà che ogni tanto, quando era lei bambina, gli faceva il bagnetto, no? Oppure giocava con lei una tanto. Sarà lei alla fine a curare suo padre malato, ormai diciamo che quasi non c'è più, e quindi in quel caso dona amore, perché bisogna sempre, adesso al di là delle persone che stanno accanto al malato, nella vita bisogna sempre tendere la mano, bisogna sempre regalare, sforzandosi, anche una piuma d'amore, ci vuole così poco. L'amore è importante, è un sostegno, è una spinta, ma per chi magari non c'è più, perde la memoria per varie motivazioni, in questo caso appunto la malattia dell'Alzheimer, ecco, è doloroso, molto doloroso. Il film racconta tutto questo, il film è un modo per dire: cercate di sapere nella vita, di capire e di informarvi.
perché l'informazione e anche diciamo, nelle malattie in genere è importante, perché c'è un passo in avanti, non sono cose, capita a lui, a me non interessa, capita a tutti di essere attenti l'un con l'altro, perché se perdiamo questo perdiamo non solo la nostra dignità, ma perdiamo il senso di essere cittadini. Anzi, il 25, mi raccomando, andate a votare. Ci mancherebbe. Un'ultima cosa, nel film si definiscono queste persone che perdono la memoria come dei viaggiatori nel tempo che hanno imparato a volare. L'ho trovata una definizione molto dolce e poetica. Sì, cosa sì, ne sì, pensi? Sì. E quel posto nel tempo l'abbiamo tutti. Cioè, basta un momento e nel nostro sguardo sembra vuoto, ma è il cervello che cammina con i ricordi. Basta un niente e scattano meraviglie. E devo dire, spesso e volentieri questo ci aiuta, è uno sprone a guardare noi stessi e chi ci sta accanto. Grazie mille. Cose belle e buona vita.